Portare William nei tour. Nessun bambino era mai stato portato in un tour reale prima, ma Diana insistette. Mi ricordo che andai in Australia e tutta la business class dell'aereo era piena di giornalisti, fotografi e troupe televisive che andavano lì per seguire l'evento. Carlo scriveva lettere agli amici dicendo quanto si stessero divertendo con William. Quelli furono teneri momenti passati insieme. Tutti dicevano buona fortuna. Speriamo che vada tutto bene. E sei così fortunato ad essere fidanzato con una signorina così graziosa. E santo cielo, sono stato così fortunato da sposarla. E ci sono arrivati tantissimi messaggi. È incredibile cosa facciano le donne appena volti loro le spalle. Nel loro tour dell'Australia, il principe e la principessa del Galles sono stati travolti da folle esuberanti, con spettatori che oltrepassavano le transenne per vederli. La principessa del Galles è stata di nuovo al centro dell'attenzione, come è successo finora per tutto il tour. Mi ricordo una volta a Sydney, stavamo camminando, facendo una passeggiata. Lui era da una parte della strada, lei dall'altra. E c'erano 20 fotografi concentrati su Diana e nessuno che si occupava di Carlo, al punto che la detto stampa ci urlò: «Qualcuno può per favore occuparsi del principe?» Potete immaginare, urlano a tuo marito di farsi da parte così possono fotografare te, tuo marito, il futuro re d'Inghilterra. Non ho ancora trovato il modo di dividere mia moglie a metà, così può stare su entrambi i lati. Un bambino si avvicinò al principe del Galles e disse: «Ehi Charlie, dov'è Diana?» Lui si voltò e disse: «Oggi non viene, figliolo. Fossi in te chiederei i soldi indietro». La gente che incontrava Diana si innamorava di Diana. Prima di tutto era uno schianto. Ma era riservata e aveva uno stile tutto suo che non ho mai visto in nessun'altra. Ed emetteva quel luccichio, per certi versi malizioso. Ma se uno diceva qualcosa troppo apertamente, lei arrossiva subito, con un «Oh!» e poi arrossiva, in un modo che era davvero tenero. Era come una star dell'era del muto. Esprimeva tutto attraverso quei grandi occhioni azzurri. Aveva creato questa perfetta immagine dentro la quale tutti, almeno in parte, potevano specchiarsi. Con Diana, quando entrava in una stanza, era come una calamita. Non potevi smettere di guardarla. Lei era ad un livello molto oltre la celebrità. Quando la vedevi, aveva una vera e propria presenza. Diana, per usare un termine del mio business, è una star. Pensate alle vostre reazioni quando guardate lo schermo o la televisione. Gli occhi puntano subito a lei. Non puoi fingere la qualità di una star e la gente capì che lei l'aveva. Per noi Diana era la megastar, era quella che tutti volevano vedere. Quando ti sorrideva nell'obiettivo, ti attraversava una scarica elettrica e sapevi di aver scattato una gran foto. Sullo schermo, nei giornali, non penso che nessuno possa capire, a meno che non l'abbia vissuto, che effetto faceva assistere all'esplosività di questa donna. Era come una supernova. Una nuova parola è apparsa nel vocabolario dei media: dimania! La febbre per Diana che ha contagiato il paese e il resto del mondo. Ci dica, com'è davvero? L'argomento più scottante del momento, la principessa Diana. È bellissima! Sembra davvero una star. È davvero bella. Era una top model, un personaggio politico, una star del cinema. Era un'icona della moda. Diana diventò la donna più affascinante del mondo quando i telegiornali in onda tutto il giorno stavano entrando nelle nostre vite. La principessa si trova a Firenze. A Roma oggi. Gli Stati Uniti. Lei era tutto. La cosa che la rese speciale fu la natura globale. I parrucchieri in Giappone stanno creando dei tagli alla Diana. Avete mai visto il nostro paese andare così fuori di testa per dei reali? L'alta società di Washington è in subbuglio da settimane. Vi ricordate quando ha ballato con John Travolta? Sono molto lieto che siate venuti a vedere il nostro show anziché quello che stanno registrando in fondo al corridoio. La principessa Diana e John Travolta che partecipano a Dance Fever. Quei due insieme su quella pista, in quel palazzo.
Sono gli anni Ottanta. L'idea che una futura regina d'Inghilterra potesse essere entusiasmante e affascinante e che ballasse con il protagonista della febbre del sabato sera. Wow! Dico bene, wow!